Un evento atteso, organizzato tra molte difficoltà e forse per questo più significativo che mai. In Via della Conciliazione a Roma va in scena per il terzo anno di fila la Tavolata Italiana Senza Muri, un modo concreto per ribadire, come già dichiarato da Papa Francesco lo scorso 27 marzo, che siamo tutti sulla stessa barca e che in Italia nessuno è escluso. Io sono felice che questa tavolata si svolga qui nel primo municipio e speriamo che contagi all'interno della città e che sempre di più questi gesti vengano si sviluppino. L'appuntamento, andato in scena la prima volta nel 2018, si rinnova alla vigilia della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e viene inserito nelle celebrazioni del Tempo del Creato, a promuovere l'iniziativa realizzata in collaborazione con il primo municipio di Roma Capitale, d'intesa con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, con il patrocinio di ANCI e UNCEM, la FOCSIV, Volontari nel Mondo. Mi viene da dire che è importante quello che è comparso in questi giorni a proposito dell'Unione Europea sul discorso del patto per l'immigrazione. Si parla 22 volte in questo patto di solidarietà. E allora però la solidarietà va concretizzata. Solidarietà è un termine molto ricco, molto performante, e noi siamo qui per dimostrare che la solidarietà è possibile. Con il MASH e la FOCSIV cerchiamo di evidenziare quali sono i muri che esistono, quindi delle tavolate anche virtuali, degli incontri con persone significative in situazioni di emarginazione, in situazioni di disagio, in situazioni dove vedono l'uomo che mette difficoltà ad alto ruolo. Tra via Traspontina e via Rusticucci ecco una lunga fila di tavoli preparati per accogliere circa 150 persone, a cui viene offerto un pasto semplice ma nutriente, anticipato da un flash mob sintetizzato in una ola per la diffusione delle tematiche e dei valori del progetto. Oltre alle varie figure istituzionali che hanno fatto il possibile per esserci, presenti pure i ragazzi di Agesci Roma 92 e Roma 76. È importante quest'anno come che abbiamo siamo riusciti a coinvolgere i ragazzi. Vedete alle mie spalle i ragazzi della GESCI, che sono scout che hanno servito nella loro logica del servizio agli altri, e hanno espresso tutta la loro potenzialità e ci hanno consentito di organizzare questa iniziativa, questa terza edizione, che ha visto retrocedere l'attività delle persone adulte e anziane, però sono stati sostituiti ampiamente dai ragazzi scout. Come da protocollo, l'evento si è svolto nel rispetto delle attuali normative previste per contrastare il contagio da Covid-19.